Grazie, buonasera a tutti quanti. Sono veramente emozionata di stare qui. Buonasera, buonasera. Io veramente non ci posso credere. Siete tutti quattro a sinistra qua. Mamma mia, veramente. Non ci posso proprio credere, Maronna. Io sono un'operaia. Mo sono senza gambe, perché mi hanno detto, viene un momento, sono venuta, stavo faticando rite e borse. Che sono grida a fabbrica. Sì. Io lavoro nelle borse, però devo dire Comas mi è veramente bravissimo, ve lo voglio dire a tutti quanti che qui ce la vita sempre che Comas, non è così. Comas mi è troppo bravo, non è come gli altri. Lui ci dà pure la tredicesima, la quattordicesima, sono gli altri 12 stipendi che non ce l'ha proprio. Vabbè, però ci vuole bene. Figuratevi che la settimana scorsa io sono andata a chiedergli l'aumento. C'è il t-shirt, ma c'è un'accetta con la manicetta. Non ride, c'è. C'è è voce del verbo dicere. C'è il t-shirt, c'è il. C'è il t-shirt, mazzo, io voglio l'aumento perché lavoro da tanti anni nella fabbrica, a parte che al secondo livello. Devo avere più soldi di quelli che stanno a primo livello. C'è Tomas, c'è Veronica, voi con me figli e purupate i figli stanno tutti allo stesso livello, non c'è differenza, veramente ci vuole troppo bene, ci tratta come la sua famiglia, figuratevi, ci ha invitato tutto quanto al suo matrimonio, troppo bello, cioè, vi invito tutti al mio matrimonio, però non voglio buste, non voglio regali, non dovete cacciare manca una lira in da sacco perché mette need, e io sto salvo perché ci va vis. Ma un pensierino per ricordo ve lo vogliamo fare. Cetis, visto che ci tenete tanto e so da rinda sa che non vi faccio cacciare, vi scalzessi a coppa amassata, una semana fatica tutto quanto. Così la tasca non ne risente. No, ma veramente, lui è proprio una persona che non litiga con nessuno. Mamma mia, troppo brava. Figuratevi che è venuto nella fabbrica, ci ha fatto vedere un nuovo tipo di borsa, una borsa bellissima. Noi non abbiamo fatto neanche 400 pezzi, che subito l'ha copiata tale e quale Louis Vuitton. Senti, certo, ma perché non denunciate a Kiss? Senti, Veronica, lascia stare. Pur Louis Vuitton te ne figli a casa. È proprio di cuore. Infatti ha abbiato a faticare nella fabbrica al posto di 3 napoletani, 15 cinesi. Ci ha dato pure il permesso di soggiorno. Sì, non ci credi. Infatti stanno rompendo tutto quanto in due soggiorni la casa sua. Senti, certo, Massa, trattarci tutto quanto stesso perché non siamo razzisti. Senti, ma che bocchetta, ma anche io sono razzista. Come non va a parlare un po' manca buio. Comunque lui mi ha raccontato tante cose del lavoro, che sicuramente voi già sapete tutte cose, no? Il lavoro è cambiato, c'è Tomas, c'è Veronica, non esiste più il posto fisso, siamo diventati tutti mobili, flessibili, interinali. C'è Tomas, ma non è meglio stare in borsa che interinale, po'. Invece di stare fissi in un posto, a mattina facciamo il borsa a Napoli, o pomeriggio mettiamo i tacchi sotto le scarpe a caserta, e la sera tornando, do io regalzino di Dovulman. Perché il lavoro mobilita l'uomo. Senti, io mi voglio mobilitare, ma il posto fisso è un diritto. Senti, se Veronica, a casa a Napoli, sai come si dice? Cani, nessuno è fisso. Senti, siamo in Europa da tanto tempo, parla ancora così. Senti, ma veramente, Masto, ma pure noi napoletani. Senti, se perché non sai, pure Napoli sta in Europa. Senti, sì, io lo so, ma l'Europa lo sa. Non è che prima ci vanno tra sì e poi ci mandano in multa a casa. Senti, ma quando mai, ma che vai pensando? Senti, ma si sono preoccupato perché sento tante cose al telegiornale. Mo oggi ho sentito che è difficile a pigliare pensione, ma come faccio quando mi faccio vecchia? Senti, ma che stai pensando? Tu sei giovane, pensa alla salute. Certo che se sei fortunata, forse in pensione non ci arriva proprio. Veramente. Lui comunque è una persona che tante cose l'ha fatta prima e là e nessuno sa perché è un precursore. Figuratevi che lui farsi in bilancio lo fa proprio da quando è
ha incominciato la carriera. Veramente è stato bravissimo. Mo si è candidato pure alle elezioni. Si è candidato alle elezioni, ma se le ha vinte. Mamma mia, una campagna elettorale bellissima. Non l'avete vista per tutta Napoli. Se ve ne manifestano Mast, a Coppa Spazzatura. Sì, se un manifesto rosso, rosso con la sua faccia in primo piano, e sotto al manifesto c'era scritto: per una fabbrica che guarda al futuro, faccio la legge delle 3F. Forza, fatica, fambres. Devo dire che ce l'ha fatta, è stata eletta all'Umanità. E da quando è stata eletta è cambiato completamente. Oh, io, veramente è cambiato completamente. Adesso va vestito tutto elegante, col doppio petto blu e la cravatta, posso mettere pure la bandana. Una volta è venuto pure a Casoria, perché lui è un imprenditore come Berlusconi. Invece sono sicuro che lui è innocente. Non ci credo veramente. Grazie. No, non è vero. Infatti mi ci avete paura a salutare, perché ci siamo arrivati con Mast, ma che ha fatto male su Mast? Comunque veramente vi voglio ringraziare a tutti quanti, perché siete veramente un bellissimo pubblico. Mi ricordo una mia amica che stava in Afghanistan, che diceva sempre: a me mi piace proprio il pubblico napoletano perché siete democratici. Diceva: guardate, nel mio mondo è diverso, perché esiste il fondamentalismo. A chi ruba gli tagliano una mano. Invece voi italiani siete tutta un'altra cosa. Voi a chi ruba gliela date una mano.